Buongiorno, siamo a Wrocław, che è una città della Polonia e come si traduce in italiano? Breslavia. Breslavia. Io pensavo Varsavia, perciò ho detto a tutti che andavo a Varsavia, invece non era vero. E niente, qui c'è un tempo bellissimo, infatti, cioè bellissimo per me, nel senso che fa un freddo e infatti abbiamo il maglioncino, questo non sembra caldissimo, ma in realtà fa un caldo assurdo e lui pure è tutto invernale. E per la prima volta non mi vergogno di vloggare per strada perché tanto la gente non capisce quello che sto dicendo. Io ho già speso soldi. Praticamente qua ci stanno le profumerie enormi, e non so come si chiamano, le drogherie enormi, tipo come in America, che vendono tutte marche di trucchi, vendono cibo, vendono cose per capelli. E in pratica ci stanno un sacco di prodotti che ci stanno soltanto in America o comunque all'estero. E io ho già comprato dei regalini anche per le mie amiche. Poi non l'abbiamo detto, probabilmente non è che siamo in Polonia così a caso. È che, perché dite che ne so, magari questo si è svegliato e è andato in Polonia. No, perché in pratica voi sapete che qui è mezzo polacco e qui ci abita la nonna. Allora ci ha ospitato per un po' di giorni. Praticamente io appena torno, subito inizio l'accademia. E invece qui l'università la inizia tipo Il 5 il ottobre. 5 ottobre, perfetto. Perciò abbiamo fatto una vacanza per il ritorno a scuola. Questa luce è bellissima, mi metto a registrare i video qua. Ora noi stiamo andando alla galleria che sta lì. Galleria Dominicanska. Ma guardate che bello, è tutto così luminoso, tutto così polacco. Cosa? Pedini, pedini. Ispezione mattutina e abbiamo trovato la Pepsi Light al limone, che a Roma non l'ho mai trovata, sempre rosicato un botto. E adesso stiamo andando a pranzo, quindi a dai ed altri 5 kg, perché la nonna di più ci fa mangiare un botto. E la tinta, che è questa qua di Sephora, tra l'altro mi ha resistito tantissimo. E devo ringraziare Eleonora, Giorgia e Martina, che praticamente mi hanno sempre spinto a comprarla. Bravo, ho fatto cadere il tappo. Buongiorno, oggi è un altro giorno. Faccio vedere l'outfit di oggi perché ne vado molto fiera, adoro questo giubbottino. E siamo nel quartiere che è un po' tipo il Vaticano, sì, il Vaticano di Wrocław, perché è tutta proprietà della chiesa, ci sono delle bellissime chiesette. E nonostante io non sia credente, questa chiesetta mi è piaciuta molto. E niente, sono rimasta affascinata da questo salice. È una città molto curata comunque, perché anche le zone quelle un po' più, come si dice, un po' meno centrali, sono comunque molto belle. Ma vabbè che a questo punto, essendo della chiesa, mi direte, è ovvio che è curato, però è proprio molto bello alla vista. Mi sembra un po' Salamanca in certi punti. È molto spagnoleggiante. E poi alla fine, ieri non abbiamo finito di vloggare, siamo andati ad una cioccolateria che è molto famosa e anche molto buona. Io sono già ingrassata tipo 330 kg. E si chiama Wedel. Wedel. E sta proprio sulla piazza centrale. Dai un po' di indicazioni qui. Sì, sta sulla piazza centrale. Mi aiuta mai a spiegarvi? Comunque non so se vedete che la mia faccia è tipo flawless, perché ho comprato qui, i prezzi dei trucchi sono bassissimi. Ho comprato tutte cose della L'Oreal a massimo 9 euro. E praticamente ho provato un nuovo fondotinta e una nuova cipria e mi piace davvero tantissimo. Poi sembrava proprio, sembro flawless. Di qualcosa, Titti. E devo dire, Titti? Oddio, quanto sei antipatico. Votiamo per far cambiare ragazzo a Titti. Ma come?
In realtà è pomeriggio, ci stiamo imparando. E siamo andati al Panorama Razzławicka, che in pratica è un posto dove c'è, ora vi faccio vedere così vi spiego meglio. Ecco qui, è questo posto qui dove si sale in questa specie di cupola che sembra una corona, e tutto intorno alle mura di questa cupola ci sta un dipinto che adesso vedrete, ed è una cosa bellissima perché è talmente fatto bene che sembra in 3D, ed è fatto apposta appunto per far sì che la gente che non ha vissuto l'esperienza della guerra possa un po' immedesimarsi. Ma questa è la battaglia dell'indipendenza? Sì. Non è la guerra? Vabbè, è una guerra, scusa. Sì, però. Sempre una battaglia. Questo è il biglietto che rappresenta un pezzo del quadro che vedrete ora. La guerra dell'indipendenza, russi versus polacchi. Sì. Abbiamo beccato il gruppo dei ragazzini in gita. Li voleva ammazzare tutti. Stiamo bisticciando per la strada. Io scappo nel bosco. No, ci stanno le strisce. Ha vinto lui stavolta, ma la prossima no. Buongiorno. Oggi andiamo in un posto bellissimo, nonostante io sia conciata come una barbona. No, sto malissimo, ho il raffreddore, il mal di pancia, i capelli zozzi perché oggi mi devo fare la tinta. Il rossetto messo malissimo perché con una mano bevevo il Muscovar, con l'altra mano mi mettevo il rossetto e con l'altra... No, ce l'ho solo due di mani, vabbè, avete capito. E starnutivo. Quindi niente, siamo alla fermata dell'autobus, qui gli autobus, a parte che sono sotto casa, ma poi passano sempre, quindi è molto bello. Siamo in questo parco, che è molto bello, però ci siamo persi, perché in pratica la mappa diceva che dovevamo fare un pezzetto sempre dritto e poi girare a sinistra, a destra, solo che c'è una rotatoria e quindi non sappiamo dove dobbiamo andare. Sottospecie del mio ragazzo è una di quelle tipiche persone che viene in un posto per vederlo, appena arriva fa ok, andiamo a vedere l'altra cosa. Invece io mi volevo fermare qui a meditare con questa bella fontana che è meravigliosa. Dopo ci torno, una volta vengo a Wrocław da sola. Questi uomini, con l'offeso che va giù dalla collina, eh? Si amiamo! Siamo arrivati al coso Japonski, al Ogrod Japonski. Titti, non puoi entrare! Siamo riusciti ad entrare, ecco i biglietti. Dentro ci sta la madonna. Ecco la mia fontana, non vedo l'ora di andarci a meditare un po'. Tirando pure le carpe, così vi faccio vedere la carpa. Comunque abbiamo visto prima che è più grande di una gamba, cioè non so se vi rendete conto. Questa è la carpa, questa è la mia gamba, quella è la carpa, eccola. Adesso noi dovremmo passare così, quindi io direi di mettere a posto il telefono. Ma chi muore, caschi. Vedete come ti alzi. Da, amore, già hai messo, amore, c'è il piede nell'acqua.
Dai, che sei affan, sei un gatto.